Ciao a tutti ragazzi, sono l'Alex e sono qui oggi tornato con questo nuovo video. Oggi vi porto un nuclear di KSG, come da voi richiesto un nuclear con un fucile a pompa. È stato un po' difficile portarvelo visto che io, come vi avevo già cercato di spiegare nei commenti del video scorso, dove è successo un putiferio, cioè ovviamente ristretto, non troppo acceso, ma comunque è tutto risolto. Cioè io non volevo assolutamente aprire un litigio per una cavolata. Come dico sempre, non si riesce mai a capire bene magari con quale tonalità si intendono le cose nei commenti, e quindi magari uno fraintende. Comunque vi avevo cercato di dire che per me fare un nucleare con un fucile a pompa è molto difficile, visto che con la connessione che ho, che voi continuate a dire che magari io sono connessionato, io non ve lo dico lo speed test, ragazzi, perché lo speed test è falso. Cioè io mi segna una cosa che dovrei essere sempre host, e poi mi pare di avervelo già detto anche in un altro video, e quindi mi sembra inutile dirvi lo speed test, che comunque se lo speed test fosse veramente vero, io sarei host sempre, visto che ho un NAT aperto. Ormai ve lo dico anche, anzi mi segna 13 mega di download, 0,50 di upload e 40 di ping, che comunque non è bassissimo, è vero, perché come pochi di voi sapranno, su Call of Duty conta il ping e l'upload, che comunque ping 40 non è altissimo, ovvero più basso è meglio è, però non è neanche uno dei più bassi. Ecco, però se ho il NAT aperto, ping 40, ogni tanto dovrei essere host, invece no, proprio zero, e quindi non ve lo so neanche a dire. Comunque, come vedete, lo sto usando con la mimetica soldi. Infatti Virus mi ha passato il DLC Uprising più qualche mimetica, e lo ringrazio molto per questo. Cercherò di portarvi magari un live su zombie, su Mob of the Dead, che ci ho fatto una partitina proprio per vedere un attimo com'è fatto, e sono durato round 3 perché non capivo dove bisognava aprire, e mi sono arrivati 18 zombie a round 3, cosa che nelle altre mappe non capita mai, ecco. Comunque, stavo utilizzando il KSG con appunto l'unico fucile a pompa che riesco ad utilizzare. Sono morto prima di questo nuclear 2x29 e una volta 29 pure con l'M1612, un fucile a pompa schifoso. Non penso di proporvi un nuclear con quel fucile a pompa, perché è stato un miracolo che io in deathmatch a squadre sia arrivato a 29 di fila con quel fucile a pompa. Quindi lo sto utilizzando col mirino, lo scanner MMS, scusatemi se sbaglio il nome, scanner, mirino, insomma quella roba lì che sta sopra, che vede attraverso i muri. No, non ovviamente per vedere attraverso i muri, ma perché, come molti di voi sapranno se hanno provato a utilizzare quest'arma, è vero che è shotta da una lunghissima distanza, infatti assomiglia di più a un cecchino che a un fucile a pompa, ma è veramente troppo preciso. E voi direte, ma come troppo preciso? È un vantaggio avere un'arma precisissima. Sì, però questo fucile a pompa bisogna essere un chirurgo per utilizzarlo. Infatti se voi sbagliate di un millimetro a mirare il nemico, lo mancate e morite sicuramente. Infatti farò, mi pare, una kill con la secondaria, perché non volevo morire di nuovo a 29, 28, e poi la recupererò comunque con un inarrestabile, poi morirò subito. Comunque, ecco, guardate qua la kill, perché se no morivo. E il nuclear ormai è quasi arrivato. Io vi lascio pure il pezzettino finale, che farò un'ottupla, che mi pare una cosa abbastanza carina a farvi vedere, una strage con questo fucile a pompa. Comunque, e nel prossimo video vi volevo parlare un attimo anch'io delle mimetiche nuove che stanno uscendo su Black Ops 2, che ovviamente su PlayStation 3 per motivi ignoti usciranno fra un mesetto circa, penso, e non vorrei tanto scoprire perché sull'Xbox escono prima e sulla Play no, boh. Comunque vi voglio ringraziare per gli 800 iscritti che abbiamo raggiunto da poco, che abbiamo raggiunto, insomma, siamo a 800 iscritti. Vi volevo ringraziare e niente, io non so più cosa dirvi. Come al solito, fine del video, mancano più o meno 30 secondi, quindi non importa, ormai passo già i saluti. Comunque qua vedrete la ottupla anche in killcam, farò una quadrupla in killcam. Comunque giusto, in questa partita stavo giocando con Virus e Drake, che ringrazio pure per avermi aiutato a fare questo nuclear, che poi ormai ha aiutato, loro vanno per nuclear, ci vado anch'io, di conseguenza ci aiutiamo tutti a vicenda. E Drake è morto 3 volte a 25, quindi ha filato il triplo nucleare un'altra volta, cioè a 25, 27, insomma quello che è. E comunque ragazzi, il video ormai è finito, se vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, e io ho finito, ciao a tutti. Confermato, avvisato orbitale online, siamo passati in vantaggio, operazione completata, bel lavoro squadra.